davanti a me Ilenia De Diego, 25 anni, e la storia che vi vado a raccontare è proprio la sua. Allora, Ilenia nasce in un paesino piccolo in provincia di Cosenza che si chiama Laino. Suo papà si chiama Saverio e aveva, diciamo, un'impresa assicuratrice prima di ammalarsi di tumore e quindi di cambiare, di riconvertire l'attività. Lei era piccolina quando questo è successo, però suo papà, Saverio, è anche un uomo abbastanza duro perché ha perso suo padre a 15 anni, quindi è rimasto orfano prestissimo ed è un uomo molto, molto freddo. Diciamo, freddo e severo. La mamma, invece, Filomena, è casalinga ed è una donna che l'ama pazzamente, ama sia lei che suo fratello Simone, sì. Però è molto ansiosa. Tant'è che quando Ilenia ha i primi sintomi di questo male, cioè comincia a non mangiare, la mamma non solo non se ne accorge, ma cerca di coprire tutto. Tu sì. Mi hai raccontato che tu vomitavi e lei? Sì. Passava l'aspirapolvere per non farsi sentire magari da zia che abitava sotto. Oppure gli dava proprio fastidio, quindi era un modo per nascondere. Per nascondere. Sì, per tenermi nascosta, invece magari di sfondare la porta e aiutarmi. E aiutarti. Allora, tutto comincia a 13 anni. Sì. A 13 anni quando incontra il primo ragazzo, che si chiama Mattia. Sì. Ragazzo, suo primo amore, sì. E a un certo punto lei, che negli anni aveva sempre avuto degli incubi ricorrenti, che cosa sognavi? Sognavo qualcuno, cioè delle mani, tipo una figura enorme, grande, che mi toccava, che, ma la cosa più brutta di questi sogni è che, come se nel sogno, sentivo anche l'odore, un odore che mi disgustava, che mi faceva veramente venire la nausea, il vomito. E... Però non riuscivi a capire. No. C'era un'altra circostanza. Sempre nel periodo, diciamo, dell'inconsapevolezza, la famiglia si riuniva e lei aveva questo cugino che ritrovava magari nelle feste comandate, sì. E quando era a tavola con questo cugino tu sentivi la nausea, sì. È vero? Sì, magari mangiavo e subito dopo scappavo perché dovevo andare a vomitare. A vomitare, però non riuscivo a mettere insieme i pezzi, sì. Perché diciamo, che c'entra questo? Quando Mattia le chiede di fare l'amore, lei accetta e lì succede di tutto. Perché che cosa accade? Allora, lui, vabbè, sai, la prima relazione, quindi un amore leggero, bello. Però ha questo modo di dirmi, se mi vuoi bene devi stare con me. Io quando lui mi disse così rimasi un attimo, che significa? Che tu non volevi ancora fare l'amore, ero piccolina. Sì. Però io gli volevo bene, sentivo lui tanto vicino ed è successo. Ma da quando è successo quello, la mia vita è cambiata totalmente. Perché percepisco che nella mia vita era successo qualcosa che mi faceva male, mi faceva, cioè, sentire a disagio, mi faceva sentire... Diciamo la verità, tu riconosci nelle carezze di Mattia... Sì. Delle carezze più morbose, esatto. Che erano state un vero e proprio abuso, sì. Non totale, nel senso che parziale. Tu non avevi vissuto un rapporto sessuale completo con questo ragazzo che poi è il cugino, sì. Però capisci che c'era stata veramente una, sì. Molestia, sì. Importante. Sì, infatti da là inizia... Come reagisci? Inizio a non mangiare più. Perché tua mamma nel frattempo faceva una dieta, sì. Quindi ho iniziato a prendere lei come esempio, sì. E poi da quello che si faceva lei ho iniziato a togliere, perché mi guardavo allo specchio e mi sentivo grassa, mi sentivo grassa. Troppa, anche perché in quel periodo mamma mi faceva dei discorsi dicendo ma c'ho il seno, c'ho le forme, cioè voglio perdere un po' di peso, io dicevo mamma ma tu sei bellissima, e poi quelle sue parole le ho attribuite a me. E anche il fatto di avere delle forme e di magari avere quegli incubi, aver subito un abuso. Cioè di essere anche inconsapevolmente magari, esatto. Una, sì, così, ti faceva, una donna, esatto. Che attirava. Volevo nascondermi, volevo scomparire. Non, certo. E quindi è iniziato il tunnel. C'è un momento molto difficile, io lo racconto perché noi abbiamo parlato, sì. Tantissimo prima di questa intervista e tu hai scelto di raccontare tutto, certo. Ma proprio tutto. E c'è un momento... quasi drammatico, perché in coda a questa consapevolezza, un pomeriggio, tu
tu hai 13 anni e mezzo, sì. Sei nella cameretta a studiare, che cosa succede? Mi prende un momento di panico, non riuscivo a gestire. Adesso consapevolmente dico che era la malnutrizione, il fatto che non mangiavo. Non avevi il ciclo, sì, certo. Sì, quindi non avendo il ciclo, malnutrita, eccetera, attacco di panico e tento, e apri la finestra. Apro la finestra, così, di botto, cioè di istinto. Apro la finestra. Ti saresti buttata veramente? Certo. Sì. Non era questione in quel momento, non è, perché lo pensavo e da tanto tempo. E perché lo pensavi? Cioè come fine perché di per me era un modo per punirmi, per dire non mi sono saputa difendere quando è successo quello che è successo, anche se non l'avevo ben, però ero insoddisfatta di tutto, di me stessa, di come stava andando la vita. Poi il fatto che ero fidanzata con questo ragazzino e i miei genitori non volevano, essendo piccolina, per me sentivo sbagliata. Anche il fatto magari di aver fatto l'amore così soprattutto piccola. Soprattutto quello. Sì. Quindi volevi punire. Sì. Però ero stanca. C'era mamma dietro. Sì, c'era che ti mamma che, anche magari, se io non me ne accorgevo, mi controllava. Ecco, magari comunque non voleva ammettere perché sì, in centri piccoli, sì, l'idea magari di avere una figlia con questi disturbi, ma forse neanche sapeva. Non lo voleva accettare. Non lo voleva accettare, ma secondo me non aveva neanche chiaro. Sì. Però aveva chiaro il desiderio di proteggerti, sì, e quindi stava sempre appresso, sì, a te. Per cui sente apre la finestra, porta, io ero lì lì e mi tira. Ti tira indietro. Ti ricordi ancora questa percezione? Sì, sì, se ci penso mi manca il fiato perché è stato un momento. Il dopo è stato ancora peggio. Perché quando è successo? Io mi ha messo a letto perché ero incosciente e lei mi ha chiesto posso stare con te nel letto. Ma io penso tua mamma in quei momenti. E io ho detto no, non voglio nessuno, voglio morire. E lei ha passato giorni, settimane a terra, sul tappeto di camera mia, quando dormivo a controllarmi, a vedere se dormivo. Se respiravi. Sì, esatto. Poi tu, diciamo, ti riprendi, però non arriva ancora, ci vorrà tempo perché arrivi nella vita di Lenia, diciamo, la psicoterapia, e poi arriverà tempo dopo, certo, una psichiatra che appunto risolverà, anche se ancora, poi lo vedremo, ci sono ancora dei, sì, postumi, però insomma tu poi vieni ricoverata in un centro importante che è il centro di Laura Dalla Ragione a, sì, Todi. Palazzo Francisci. Palazzo Francisci, ma questo molto molto dopo perché la storia, sì, continuiamo a raccontarla. Allora, ti riprendi da questo, sì, momento. Sì, grazie a mio fratello. Grazie a tuo fratello. Sì, era preoccupato, non mi aveva mai vista in quelle condizioni. E allora che fa? Mi scrive dietro una foto dove eravamo io e lui al suo compleanno. Io ero in perfetta forma, anche se io dicevo no, sono grassa, cioè, e lui mi scrive ti prego sei bellissima, torna così, non vedi che stai morendo con un cuore. Io mi emoziono, l'abbraccio forte, non riuscivo a smettere di piangere, da là una luce, riprendo a mangiare. Per la casa sua è una festa, sì, quindi mamma ti prepara di tutto. Non c'era, ecco. Poi da calabresi. Certo. La stessa mamma che poi però quando ripartono i disturbi alimentari è la prima, sì, ad andarle a comprare il gelato di cui lei si abbuffa. La droga, io perché la chiamo così. Che soffre molto quella, sì, mamma. Sì. Vede una figlia disperata. Non sa gestirmi. E cerca di aiutarla. Sì, è il suo modo di dare amore, già da quando ero piccolina, il suo modo di darmi amore era con il cibo. Con il cibo. Sì, preparare cose, dai mangia. Certo. E invece era un modo sbagliato. Sì. Allora, lei poi a un certo punto finisce le scuole medie e si iscrive a Mormanno. Sì, al liceo. Che è un po' distante da Laino, sì, e quindi cambia però totalmente vita. Totalmente amicizie. Cambia giro. Lascia il fidanzato. Lascia Mattia. Sì. Va in questo liceo e piano piano, un po' perché ha ripreso a mangiare, un po' perché è una ragazza bellissima, con bellissime forme, e diventa un po', diciamo, sì, in carne, sì, e comincia a subire il bullismo di queste ragazze che le dicono intanto di essere, diciamo, un po' grassa, sì, un po' magari, paesana. Sì, paesana, ecco, perché vieni da un paese più piccolo, sì, noi siamo migliori di te, oppure tutti ti vogliono, magari i ragazzini solo perché, sì, avevo di più il seno, invece ho magari i fianchi, e per me invece di essere un complimento dopo quello che avevo vissuto, cioè dopo quello che avevo subito, mi sento emarginata e faccio di tutto per farmi accettare. Che cosa? Di tutto. Io magari
finivo a lezione all'1, tornavo a casa, alle 2:30 ero da loro perché non potevo, cioè prendevo di nuovo l'autobus alle 3 per salire da loro perché dovevo riempire questo tempo con loro, farmi accettare, farmi conoscere, perché magari se non stavo con loro non mi apprezzavano. Ti sentivi tagliata anche fuori? Sì, perché mi dicevano, noi siamo già un gruppo, siamo tu, vieni da là, un paesino, non c'è niente. E quindi ho fatto di tutto. Dopodiché incontri Antonio, che è l'altro ragazzo, il secondo ragazzo, sì, dopo Mattia. Sì. E sembra all'inizio una storia bellissima. Sì. Perché mi faceva sentire la sua salvezza. La sua perché salvezza. Aveva problemi in famiglia, era senza il padre, la madre era poco presente e mi faceva sentire importante. E quindi do tutto, tutto. Io uscivo da scuola, andavo a casa sua a cucinare, c'era il fratellino piccolo, mi occupavo di lui. Questa cosa però l'ho retta per qualche anno perché poi ne ho iniziato a risentire perché il mio disturbo alimentare si riacutizzava forte, si è trasformato in bulimia. Ha una maglia che sì, poi hai portato, perché sì, questa maglia un po' simbolica. Sì, è simbolica, non diciamo la porterò sempre con me perché ogni volta che vomitavo, ogni volta che mi abbuffavo, ogni volta che andavo in crisi e magari dovevo uscire dopo, questa la mettevo addosso perché è larga e ti copriva e mi copriva e ti copriva tutto. Oppure se mi sporcavo, cioè ti potevi pulire, mi potevo coprire, è un diciamo una, mi nascondevo dietro questo, sì. Senti, io ti ho chiesto perché poi a un certo punto tu lasci Antonio e tu mi hai detto perché Antonio mi faceva violenza psicologica. Sì. Ma in che senso? Perché lui era molto insicuro di sé e quindi mi diceva tu sei bella, vai, mo devi andare all'università, me lasci solo. Ma tu ti sentivi bella quando no, stavi con lui? No. Assolutamente no. No. No, mai, ma non mi sono mai sentita mai bella. Mai sentita bella. E ti sei sentita amata? Perché la costante di questa tua storia, la cosa che mi ha colpito subito, è che tu non sei mai stata sola. Perché mai. Di solito se uno ha dei disturbi di questo genere, sì, anoressia, bulimia, immediatamente si scaricano nelle relazioni sociali, sentimentali, sì, una difficoltà, no? di incontrare l'altro. E invece tu hai sempre avuto dei ragazzi, dei compagni. Sì, e quindi io ti ho chiesto che figure erano nella tua vita? Non risolutive, anzi. No, assolutamente no. Io davo per volere amore. Amore incondizionato, quell'amore che non sono riuscita mai a trovare, perché anche se sono stata tanti anni con un ragazzo, non è stato mai amore vero. Era sempre un cercare, un mio dare per avere, però non era mai abbastanza. E tu mi hai anche detto che forse anche la malattia li univa a te, nel certo, senso che loro sì, ti vedevano fragile, magari fragile, debole, sì, sì, e anche manipolabile. Certo, no? In una certa assolutamente, fase. Perché era consentiente, tipo... Ma andava bene qualsiasi cosa, basta, certo, che poi non stava avevi con me. Richieste. No. Marco arriva dopo Antonio, sì, perché a un certo punto tu lasci Antonio e arriva Marco. Sì, che sembrava veramente l'uomo della mia vita, la tua salvezza. Famiglia fa una festa, sì, perché contentissima, avevo... sì, sì, perché sì, finalmente. Sì. Però intanto, proprio durante la storia con Marco, tu cominci a stare male, molto, molto male, e vieni ricoverata per la prima volta. Sì, a Chiaromonte, in Basilicata, al centro Gioia. Però non succede però, niente. Però no. Passo, succede praticamente che Marco all'inizio va, sembra anche in quel caso, questa cosa non te l'ho detta, no. E la storia con lui è nato tutto dal fatto che lui mi voleva solo portare a letto, sì, e là io ho incominciato di nuovo ad avere episodi sempre più forti, sempre a punirmi, a dire questo non mi apprezza per come sono, e come non hai mi fatto vede. A trasformare una storia di letto in un rapporto più solido? Come hai fatto? Ho dato tutto, facevo tutto. Mille cose, tipo di solito sai. Anche subire magari dei tradimenti, esatto, per dire? No, tradimento no, però magari... Delle incurie, esatto, diciamo, non, sì, non tanto amore. Lei pensava a se stesso, io fai, sì, fai, quando finisci, poi. Oppure, tu hai capito che è un modo sbagliato lo so, quello? Certo che ho capito, però non... Poi piano piano però tu riesci. Sì. Perché? Perché vai a Napoli, sì, ti iscrivi all'università, sei bravissima, ti laurei prestissimo in scienze dell'educazione, poi anche in pedagogia, adesso lavori, sì, lavori in una clinica privata, lavori con i disabili e sei molto brava, quindi lo studio ti aiuta
ad uscire fuori e sì. anche ad uscire fuori da questa storia. Sì. Però risolutivo è l'incontro. Sì, esatto. Con Laura sì, in Umbria. Come esatto. arrivi? Arrivo lì grazie al mio ex fidanzato. Cioè Marco? Sì, Marco, perché conosce il presidente dell'ASL della sì. Calabria, che è molto amico di Laura della Ragione, e lo contatta subito e gli dice Ilenia deve essere ricoverata. È ricaduta. Certo. Quanto rimani ricoverata la prima volta? La prima volta 5 mesi, tutta l'estate durante sì. il lockdown non ho visto nessuno. Per 5 mesi. E poi ho un periodo di, diciamo, sembrava positivo e dopo è scattato tutto il negativo, ancora peggio, stavo ancora peggio di prima di quando mi ero ricoverata, perché là, dopo questo percorso, metabolizzo l'abuso vero e proprio, capisco che ero stata, cioè non che capisco, l'avevo già capito sì. nel mio inconscio, però lo accetto. È tutto più chiaro, accetto di essere stata abusata, sì. ma non soltanto dal cugino, di essere stata nella insomma, vita. Psicologicamente abusata da tutti i ragazzi esatto. e forse probabilmente di non avere avuto questo rapporto sì. Con i tuoi genitori, ma quello guarda, te lo dico da mamma, sbagliamo tutti, è un mestiere so. Difficile, sì. tua madre ti mamma ama lo dice tantissimo sempre. E anche tuo padre, quindi so. Noi genitori sbagliamo comunque e a prescindere. Però ne esci, ne stai uscendo, che cosa ti lascia, cioè qual è il motivo di criticità che ancora oggi ti fa avere questi comportamenti disordinati? Perché tu me l'hai detto, mi hai detto io quando perdo il controllo, quando magari non lavoro, quando sono sola, mi abbuffo di gelato, che poi quella è la tua, diciamo, la tua sì. dipendenza, no? Quindi tu ricadi in questo vortice. Secondo te perché? Perché in quel momento... Che cosa ti manca? Amore. L'amore. L'amore sì. ti manca, vero? Sì. Quindi tu cerchi sempre di trovare l'amore. Tu lo sai però che non è l'amore del principe azzurro che ti salverà, sì. ma sei tu che l'amore ti devi verso salvare. Se stesso. Tu devi imparare ad amarti, ad essere talmente forte... Sì. E a poter anche fare a meno sì. dell'incontro, perché gli incontri nella vita accadono Cado. E non accadono, possono essere giusti, sbagliati, però noi dobbiamo pensare a noi stessi. Di questo ne sono di consapevole, questo ne sei consapevole, anche se è diventata, diciamo, una dipendenza adesso, quindi un'abitudine, però di questo ne sono consapevole, infatti ci sto lavorando. Continui a fare psicoterapia? Certo, ancora certo. dal centro di Todi sono seguita ambulatorialmente, quindi... E pensi di poterne uscire? Senti, me lo auguro. Prima di salutarci, io ne sono assolutamente sicura, nei momenti più brutti, cioè qual era il sintomo che ti faceva capire che la situazione stava degenerando? Lo dico per tutte le ragazzine, ormai siamo a notte fonda, però il programma è scaricabile su RaiPlay. Certo. Noi lo facciamo prevalentemente proprio perché venga fruibile proprio sulle piattaforme che voi giovani della generazione Z siete abituati ad usare. Io... Quali sono i sintomi? Tu mi hai parlato di lassativi. Lassativi, diuretici. Sì, diuretici. Di tutto. Di tutto. Iperattività, anche se non ve ne accorgete che state esagerando con lo cioè sport. Il fatto di non lo riconoscete, però esatto. è quella iperattività e non fa bene. Che non fa bene, cioè tutti questi comportamenti eccessivi per rincorrere una magrezza impossibile, la perfezione impossibile, sono dei comportamenti spia di qualcosa di più doloroso e di più sotterraneo. Ora io ti dico che sei di una bellezza grazie. Estrema, tra l'altro tu mi hai detto che durante il periodo più brutto tu guardavi un attore che ti piaceva moltissimo, sì. che è Flavio Insinna. Sì. E allora noi andiamo proprio ad accogliere così con questo filmato bellissimo che racconta la carriera di Flavio, proprio lui che è molto amato dai ragazzi, ha scritto un libro molto sì. bello, credo che ti voglia incontrare dopo, però intanto cominciamo così. Grazie Ilenia. Grazie a te.